Amiche e amici di Rossini TV, guardate dove sono. Babbo Natale mi ha prestato la sua slitta per sorvolare sui cieli di Fossombrone, dove tra poco assisteremo all'inizio delle festività natalizie con l'accensione dell'albero, tutte le luci, tutte le luminarie, e andremo a conoscere anche tanti bambini, tanti personaggi e tutti quelli che sono qui intorno al borgo, al paese del centro. E vediamo un po' cosa sta succedendo. E siamo qui in compagnia di Massimo Berloni, sindaco di Fossombrone. Abbiamo inaugurato la magica atmosfera del Natale. Qualche impressione su questo borgo? Ha parlato di serenità. Sì, un messaggio di serenità. Il Natale è la cosa che ci aspettiamo tutti che porti, è serenità. E credo, come ho appena detto, che siamo, ce la meritiamo un po' di serenità. Siamo un po' a credito. Quindi spero, mi auguro che questo Natale ce la porti a tutti i cittadini e la porti così con una leggerezza. Non vogliamo molto, vogliamo e avremo bisogno solo di un po' di leggerezza. Complimenti per tutte queste bellissime scenografie. Ma i complimenti bisogna farli alla nostra Proloco, a Mena che... è con noi ormai un collaboratore ormai storico e facciamo quello che ci viene suggerito anche dalla gente, quello che vuole la gente, interpretare al meglio quello che è il loro desiderio. Buon Natale allora! Grazie, buon Natale a tutti voi! Siamo in compagnia di Stefano Aguzzi, assessore regionale, a testimonianza anche della vicinanza della regione in tutti questi eventi del Natale che non ti aspetti. Intanto un buon Natale a tutti quanti, iniziamo in questo modo. E anche stasera qui a Fossombrone, come già avvenuto anche i giorni scorsi in diverse realtà della nostra provincia e della nostra regione, c'è una grandissima partecipazione a questi eventi. Intanto stasera i complimenti al sindaco di Fossombrone Berloni, perché è veramente uno spettacolo davvero molto 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 bello, suggestivo e molto molto partecipato. Quindi innanzitutto i complimenti al sindaco. Ma come dicevo prima, ritorniamo al discorso che stavo facendo, c'è proprio voglia di partecipare da parte dei cittadini, da parte delle persone. Dopo 2 anni che abbiamo passato con tante limitazioni, adesso c'è voglia di ripresa. E questa cosa ci incoraggia molto ad affrontare al meglio anche questo Natale, queste festività e quanto poi avremo davanti, perché quando si ha voglia di fare, si ha voglia di partecipare, si ha voglia di esserci, di dire la propria, c'è anche una bella speranza di poterci riprendere sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista anche economico di prospettiva. Quindi questo è l'augurio che voglio fare a tutti, quelli di vivere intanto un sereno Natale, ma soprattutto una nuova fase di ripartenza anche nei rapporti umani, nel sociale e anche, perché no, nelle proprie vite, nel proprio lavoro, nelle proprie attività. E siamo in compagnia di Francesco Baldelli, assessore regionale, a cui chiediamo un'impressione su questo spettacolo molto emozionante, coinvolgente, della città di Fossombrone. Una grande emozione in un centro storico davvero suggestivo, arricchito da uno spettacolo di luci e, fatemelo dire, da quel senso di comunità che oggi migliaia di visitatori in questa città, provenienti da tutta la provincia, da tutta la regione, ma anche da fuori dalla nostra regione, ci hanno trasmesso. Questo è quello che ci vuole per superare un momento difficile, il momento della pandemia, il sisma che ha colpito negli anni passati il nostro territorio e la più recente alluvione. Questo calore umano, questa presenza ci fa guardare con ottimismo al futuro, partendo da quei valori, quelli del Natale, quelli della famiglia, attorno ai quali la nostra comunità si è formata. Vorrei dare un'anticipazione ai nostri telespettatori. Fossombrone sarà la sede anche della tappa finale del Giro d'Italia. Siamo vicini a Fossombrone come Regione Marche per questa grande iniziativa. Lo saremo anche concretamente, perché sarà una grande vetrina qui dalla provincia di Pesaro Urbino, dal nostro entroterra, per tutta la regione e per il centro Italia.
Benissimo, allora Assessore, intanto tanti auguri di Buon Natale. Auguri a voi, auguri a Rossini TV e auguri a tutte le nostre famiglie. E siamo qui con Damiano Bartocetti, presidente delle Proloco Provinciali, a cui va veramente un grande applauso per l'organizzazione e per la motivazione con cui crede nel lavoro delle Proloco. Beh, il Natale che non ti aspetti oramai è un evento riconosciuto a livello nazionale e poi oramai anche oltre Alpe, perché siamo riusciti quest'anno a catalizzare anche dei turisti americani. Quindi per la prima volta nella rete del Natale che non ti aspetti siamo riusciti a portare turisti da oltreoceano. Quindi una grande soddisfazione, ma soprattutto un grande orgoglio, perché i volontari stanno veramente lavorando bene. E noi oggi, se abbiamo una rete del Natale che non ti aspetti, che sta funzionando molto bene grazie all'impegno dei tanti volontari, siamo riusciti a destagionalizzare un periodo di bassa stagione. Tutto questo grazie all'impegno della Regione Marche, del presidente Francesco Quaroli, degli assessori Francesco Baldelli e Stefano Guzzi, di tutto il Consiglio regionale e anche del Parlamento, perché quest'anno abbiamo avuto il grande suggello del ministro del turismo, che non era scontato, addirittura il patrocinio, perché è motivato dal progetto che è in linea con i progetti del ministro del turismo. Quindi ancora di più ci fortifica e ci gratifica il grande impegno che fanno i volontari, ma anche il grande successo dei tanti turisti da tutta Italia, che generano una grande economia, un PIL veramente importante che sicuramente nei prossimi anni dovremo documentare. Vogliamo lanciare un messaggio, quindi c'è bisogno di nuovi giovani o di nuova forza lavoro nelle Proloco? Sì, c'è bisogno di nuovi giovani, ma è proprio questo: se vogliamo vedere i borghi così ben addobbati come qui oggi a Fossombrone, dobbiamo iscriverci nelle Proloco della provincia di Pesaro Urbino, nelle Proloco delle Marche, nelle Proloco di tutta Italia. Questo è il messaggio che voglio lanciare. Le Proloco sono una risorsa per il nostro paese. Grazie mille, allora tanti auguri a Damiano Bartocetti. Grazie, grazie a voi e grazie soprattutto, ecco, oltre che ai volontari vorrei dire anche un grazie a tutte le forze dell'ordine che sempre ci stanno vicine e si impegnano con grande passione, e anche un grazie a tutti voi giornalisti per promuovere i nostri eventi in modo eccezionale e eccellente. E siamo in compagnia di Enrico Rossi, sindaco di Cartoceto, che tiene in mano il suo figlioletto Pietro. Il Natale non è solo per i bambini. No, assolutamente no, è sicuramente una grande occasione, insomma, di divertimento, di piacere, di attesa, di emozione per i bambini, ma io credo che esattamente come lo stiamo interpretando nella nostra provincia e anche in rete qua nella nostra vallata del Metauro, sia anche una straordinaria occasione di valorizzazione e di promozione stessa dei nostri territori, purché, come appunto dicevo, lo cercheremo di fare ancora negli anni a venire, esattamente in rete, in stretta collaborazione e sotto un ombrello unico, cioè sotto un unico progetto. Sì, molto bella questa collaborazione tra comuni, perché è veramente uno di quelli che potrebbe essere l'attrattiva migliore per attirare turisti. Assolutamente sì, abbiamo capacità, modo, possibilità di valorizzare i nostri meravigliosi borghi storici. È chiaro che le possibilità nella nostra singola autonomia diventano abbastanza ridotte, e quindi per cercare di intercettare dei target a noi oggi completamente sconosciuti e che ignorano non soltanto l'esistenza dei nostri borghi, ma devo dire anche della nostra provincia e più in generale della nostra regione, abbiamo assolutamente bisogno inderogabile di fare squadra, di avere, come dire, un coro unanime e sotto un progetto unico, come dicevo prima, e sicuramente questo ci darà maggior forza anche nel cercare di intercettare quei target di visitatori e di turisti, di fronte ai quali però dobbiamo anche saper essere in grado di costruire un sistema di accoglienza e ricettività turistica altrettanto adeguato, che forse oggi è una delle pecche di questo nostro territorio su cui sicuramente dobbiamo lavorare. Sì, perché diciamo che lo slogan "il Natale che non ti aspetti" potremmo applicarlo anche ai borghi. Nel momento in cui i turisti vengono a trovare e a visitare i nostri borghi, rimangono piacevolmente sorpresi. Esatto, e soprattutto occorre poi dare la possibilità ai visitatori, appunto, di permanere all'interno dei nostri centri storici, visitare e fruire di tutto il nostro patrimonio culturale. Quando parlo di patrimonio culturale ci inserisco ovviamente i nostri beni architettonici, artistici, il nostro patrimonio rurale, il nostro patrimonio enogastronomico,
insomma, il nostro patrimonio culturale 360 gradi, ma come dicevo prima dobbiamo anche avere quel sistema di ricettività turistica adeguato che forse oggi ancora noi non abbiamo, e per farli permanere su questi borghi serve assolutamente dare questo tipo di possibilità, oltre a costruire quella rete che dicevo prima, perché è chiaro che un turista non si fermerà probabilmente mai troppi giorni a Fossombrone, probabilmente mai troppi giorni a Cartoceto, ma se mettiamo tutte queste splendide realtà ed eccellenze assieme, beh, abbiamo l'opportunità di farlo permanere diversi giorni nella nostra provincia. Grazie mille sindaco e auguri. Grazie a voi, auguri soprattutto a coloro i quali ci stanno vedendo, ci stanno ascoltando, buon Natale! Amiche e amici di Rossini TV, abbiamo appena assistito all'inaugurazione del Natale che non ti aspetti a Fossombrone. Uno spettacolo emozionante, coinvolgente, entusiasmante, pieno di luci, colori, neve, veramente l'atmosfera da sogno, quella che tutti i bambini e i grandi sognano di vivere sotto le feste di Natale. Abbiamo conosciuto un po' anche le opinioni dei protagonisti e che dire, continuate a seguire Rossini TV, canale 80, a presto!